siamo pronti, ragazzi, siamo pronti. Stacchiarico, stacchiarico. Solo pranzi di alta qualità qui con Aeroflot. Dall'odore sembra buono. Siamo pronti? Vai. Ma che è? Merda. Dall'odore sembra buono. Ma che è? Merda. Sicuramente sarà una lettura interessante. Allora, pit stop, siamo arrivati qui all'aeroporto di Mosca, abbiamo ricevuto subito delle grandi notizie, vuoi dirci cosa è successo? Meglio di no, non lo raccontiamo a tutti. Siamo qui a Mosca, ci abbiamo ancora 2 ore di attesa, ben 2 ore, e poi si va? Non abbiamo detto dove si va. Come no? Non l'abbiamo detto. Vabbè, però allora c'è disinformazione. C'è molta disinformazione, diciamo che questo video è iniziato malissimo. Allora, stiamo andando nel posto sbagliato al momento sbagliato, ovvero in India. Adesso siamo a Mosca, facciamo scalo, non sappiamo se ritorneremo vivi, in tal caso questo video non lo vedrete mai. Questa sarà la nostra ultima testimonianza. Hai qualcosa da dire? Vuoi lasciare i tuoi beni a qualcuno? Ma che vuoi lasciare, che c'è una lira? Fabri, che stai facendo? Hai picciato il rosso? Sì. Allora, siamo arrivati, siamo all'aeroporto Indira Gandhi, qui a Delhi. E niente, prima di uscire dall'aeroporto io stavo un attimo aprendo la valigia, perché devo prendere una cosa molto importante. Dici, cos'è questa cosa importante? No, bene. Di qua mi pizzicano, viene la malaria. We are from Italy. Italy, Italy. E ci siamo pronti, siamo sul nostro. Ci siamo fatti fotte così già. Ho capito, però era troppo bello. Allora, praticamente abbiamo speso 8,50 euro. L'hotel ci ha fatto un pacchetto dove noi vediamo insomma un sacco di attrazioni turistiche. Forse. Un po' nella vecchia Delhi, un po' nella nuova Delhi, ma qui a Delhi è un bordello, ragazzi. Io adesso vi faccio vedere, è un casino. Raga, incredibile, cioè Delhi che è un macello. Noi già siamo arrivati in hotel, abbiamo fatto colazione ma molto velocemente, magari domani ve la facciamo rivedere. Ma anche meglio di no. Ma anche meglio di no, perché le condizioni igienico-sanitarie, se viene l'HCCP qua fa chiudere tutto. Ah, vedi? Allora, adesso siamo venuti, abbiamo preso questo autista privato dall'hotel che ci ha portato qui, che è un tempio induista. Allora, seconda tappa, tanto io ci sono rimasto malissimo della prima, che ci hanno detto è gratis, invece ci hanno fatto pagare. Dentro era bellissimo, era un tempio spettacolare, ci hanno fatto lasciare cellulare e fotocamera. Quindi adesso, vabbè, mo adesso siamo venuti al Gurudwara Bangla Sahib. Che cos'è? È un tempio tra i più importanti per la religione dei Sikh, è un sacro santuario. Sì, però non leggi. Non sto leggendo. E non me le ricordo. Siamo di nuovo
sul taxi. Fa un caldo pazzesco, stiamo uscendo dal garage. Ma non tanto il caldo, ma l'umidità. L'umidità è clamorosa. Allora, questo, come avete sentito, non so se sono riuscito a riprenderlo bene, ma qui è tutto una cosa umma umma perché non si può riprendere benissimo. È un tempio Sikh dedicato all'ottavo guru che venne qui ospitato dall'imperatore Mogul, e questo guru curò le persone da colera e vaiolo, giusto? E benedì l'acqua, quindi quest'acqua adesso è santa e tutti adesso si vanno a, diciamo, lavare in quest'acqua in maniera tale da benedirsi, esatto, e proteggersi dal vaiolo e dal colera. Esatto. Storia molto interessante. E possiamo dire che l'acqua benedetta si chiama Amrit. Mamma mia, quanto è culto, ma quanto ne sa sto ragazzo, ma quanto ne sa. L'altro po' tamponavamo due cavalli. Ma se farci da quei cavalli? Casino, mamma mia. Da che parte andiamo? Allora, siamo al Jama Masjid, giusto? Esatto, questa è una moschea costruita a Delhi vecchia nel 1650 e diciamo che è una delle più grandi di tutta l'India perché può contenere un massimo di 25.000 fedeli. E la cosa interessante è che è una delle pochissime moschee ad avere una copia del Corano in pelle di cervo. E l'andiamo a vedere, però non l'abbiamo ancora trovata, mo andiamo a cercarla. Comunque, come possiamo vedere, siamo entrati dove è stato il punto in cui è stato cremato il Mahatma Gandhi. Molto toccante vedere tutte queste persone. Ti vedo commosso, infatti. Ragazzi, siamo tornati in hotel. È stato un pomeriggio strano perché praticamente abbiamo sentito proprio il jet lag e siamo crollati. Ci siamo fatti tipo 3 ore di sonno, che ancora dovevamo fare la doccia e ancora dovevamo cenare. Poi ci siamo improvvisamente svegliati, ci siamo docciati, abbiamo mangiato e ora siamo in camera pronti a farci questo pisolino che durerà fino a domani mattina per recuperare, perché siamo svegli da ben 37 ore, io sono cotto. Anzi, un pochino ho recuperato con questo pisolino di 3 ore, però ho bisogno di dormire ancora, quindi ragazzi ci vediamo domani. Ma buongiorno, benvenuti. Buongiorno. C'è chi è sveglio, come me e chi no, come lui. Facciamo vedere la camera, ecco questo, super disordinata come al solito. Ci siamo, stiamo andando a fare colazione, prego, facci strada. Non siamo ciccioni, è solo che... non siamo ciccioni, doppio pancake, yeah. Ho capito ragazzi, ma qui non si pranza, io non mangio per strada.
diciamo che gli avremmo voluto far vedere l'interno, che è molto bello, pieno di oro, placcato ovunque. Purtroppo questi non ci fanno portare né videocamere né telefoni. Diciamo che Fabrizio ha anche provato a mettersi la GoPro nelle mutande e entrare, ma l'hanno beccato. Ci sono riuscito. Quindi beh ragazzi, vedrete solo le foto. Ci vedremo presto in galera. Sono andato adesso, mi sta portando la fame del filo spinato, che stiamo camminando. Siamo proprio all'interno qui della caserma, ci stanno scortando verso le prigioni più oscure, dove tengono i detenuti più cattivi, che si mettono le fotocamere nelle palle. Allora, siamo al Lotus Tempo, che è di recente costruzione, 1960. Cioè? Ma non era 2005? No, quello era... Ah, non ci ho capito niente, a posto. Fammi prendere il foglietto, non mi ricordo. Ora siamo arrivati al Lotus Tempo. E già l'hai detto. Lodo. Lo ripeto per gli amici da casa. Sì, non inquadrare che c'è il fogliettino, perché non mi ricordo le cose. Giacomo che ha trovato il fotografo personale. Continua il photobook di Giacomo che ha trovato nella guardia il suo fotografo personale. Poi dice a me, ma Fabrizio pure lo usa per farsi il photobook. Tardi Giovanni te la rubo tanta marda, patela gela che na honara di saharda. Allora siamo arrivati qui alla casa del presidente, okay, giusto? Okay. Che è il Parlamento indiano. Ed è il Quirinale. Esatto, ed è il Parlamento più grande del mondo in termini di area, giusto? Esattamente. Quanti metri quadri è? Sono 19.000 metri quadri. Mamma mia, quanto è studiato sto ragazzo. Ha cercato pure.